signore e signori, io sono Maria Boto, di professione cuoca. In tutta la mia vita non ho mai visto un film. Non me ne intendo. Nonostante questo, mi hanno pregato di lavorare nel cinema. Ho accettato. E sono andata in teatro di posa. Ho visto i riflettori, la macchina da presa con la paralasse, gli attori, l'operatore, gli elettricisti, gli archi. Cose interessantissime. Però troppa confusione. E poi sempre pasticci. Ve ne dico una. Mentre stavamo lavorando, fermano il film. I produttori non volevano più dare un soldo, perché dicevano che io non ero commerciale. Ho sgobbato, ma sono contenta d'aver fatto anche questa esperienza. Ed ora, cari signore e signori, vi saluto, perché devo preparare il pranzo. Io quasi metterò, farò uno sforzo disperato, farò le memorie. Non c'è quattro mesi, mi ricordo se la mente e il cuore, perché ogni tanto mi viene in mente cose nuove, perché ho una vita densa di quelle cose lì. Con la storia della tromba, non è poi anche un po' la storia del paese? Sì, la tromba tua, peggio di così. Il boom. Boom. E la tromba al momento per Berlusconi, guarda qui. È Berlusconi. In un dato momento, siccome io sono uno che non si piega, piuttosto che una porcata, voleva farmi fare un film porno. Ah sì? Sì, non dico niente di uno. Diceva, quando mi avvenni, magari sai che tu lo fai diverso, devi fare una roba strana, qua io non sono tutto parte. Lui sì, riesce, ma non mi sento. Ho fatto una sceneggiatura, mi ha detto di non guardare, fallo, se intanto ti danno dei soldi, lo prendi un po', ma tanto, così ti fermi a Roma un po' di più. Quindi voleva farmi fare un film porno, perché tu farai un porno diverso, ti dice. Ma erano i tempi in cui... Ma ibrido, no, non era tra i tempi, era uno che, insomma, tentava di cambiare sta Roma un po' di più. E io non faccio più niente. Dopo il potere, poco, mi hanno promesso male tutti, hanno fatto tutto fermo, e ha deciso di aver contro Crassi, Clinichelli, i socialisti, i democristiani che fanno finta di dire che bravo, che sparano le spalle, peggio ancora, peggiori di tutti. Non si ferma. So che il produttore che è morto, quel che ha finito il potere, è stato Craxi, si è bloccato tutto. Ma oggi, per conservare il potere, è meglio camuffarsi da socialisti. Oh,
rispetto la libertà di stampa, ma se i giornali parlano male di me, io abolisco la libertà di stampa. Io rispetto il Parlamento, ma se il Parlamento è contro di me, io distruggo il Parlamento. Difendo i lavoratori, ma se i lavoratori disturbano i padroni, io bastono i lavoratori.